Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi, come vedete, ho cambiato leggermente il punto di vista all'interno della solita stanza perché dopo soli 4 anni che faccio video su YouTube sono riuscita a collegare la macchina fotografica al computer e questo mi permette di vedere la mia immagine sullo schermo del computer che è qui e vedere se appunto sono a fuoco, se rientro nella visuale e tutto. E quindi per sperimentare questa cosa, insomma, ho messo la macchina fotografica sulla scrivania del computer, ecco qua. Comunque, a parte questo, finalmente torno a fare un video delle letture del mese, perché ultimamente ho un po' saltato, ecco, questo appuntamento. Prima di cominciare vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno per poter partecipare al giveaway che ho fatto su Instagram, quindi vi ricordo come sempre che mi chiamo Martina Tazza o comunque Martina Belli, riuscite a trovarmi su Instagram, avete già partecipato in tantissimi, comunque fatto sta che stasera a mezzanotte si chiuderà il giveaway e niente, e poi sorteggerò i vincitori. In ogni caso, mi raccomando, andate a vedere il video che vi lascio qui o qui, dove appunto troverete insomma tutte le informazioni sul giveaway e sui libri che ho messo in palio. Ma cominciamo adesso con le letture che ho fatto nel mese di ottobre. Allora, ad ottobre ho letto 2 libri che facevano parte della mia TBR, che vi lascio qui, cioè i 10 libri che voglio leggere entro Natale. Ho letto 2 libri che invece sono fuori dalla TBR e altri 2 che ho iniziato a leggere ma ancora non ho terminato, poi capirete chiaramente anche perché. Il fatto che abbia letto 2 libri che sono fuori dalla TBR non si sostituisce a nessun altro libro di quelli che vorrei leggere entro Natale, sono semplicemente 2 aggiunte, comunque quando ve ne parlerò capirete sicuramente il perché. Cominciamo con i primi due libri della TBR che ho portato a termine. Il primo è Entra nella mia vita di Clara Sanchez. Non ce l'ho con me perché l'ho prestato alla mia sorella, perché appunto mi è piaciuto talmente tanto che gliel'ho prestato per leggerlo. È il primo libro che leggo di Clara Sanchez, che è l'autrice di, se non erro, Il profumo delle foglie di limone, dovrebbe chiamarsi così, sul quale ho sentito tante opinioni positive e qualcuna negativa, però io non l'ho letto, ho letto soltanto Entra nella mia vita e mi è piaciuto moltissimo. È praticamente la storia di una bambina che poi diventa una ragazza, la quale ha una splendida famiglia, 2 genitori e un fratello più piccolo, ma è come se sulla sua famiglia gravasse da sempre una specie di nuvola nera, qualcosa che, di cui ha sentito parlare, sente qualche voce, ma in realtà poi non è niente di appurato e di certo. Difatti lei fin da piccola scopre una fotografia in una cartellina dei suoi genitori e poi qualche sprazzo di conversazione insomma le fa capire che la fotografia che ritrae questa bambina, in realtà appunto questa si tratta di una bambina che è scomparsa, che è stata portata via dalla madre, che la madre ha perduto, insomma lei non capisce bene di chi sia questa bambina, ma sicuramente è qualcosa che turba sua madre da tanti anni. Crescendo il mistero si farà ancora più fitto e ovviamente lei non potrà non indagare su chi sia questa bambina e dove si trovi. Si basa su fatti di cronaca realmente accaduti, la storia, che però chiaramente insomma questo è un romanzo. Inoltre ad incuriosirci ancora di più è il fatto che il punto di vista si alterni nei capitoli tra quelli appunto di Veronica la protagonista e di Laura, un'altra protagonista che vive tutta un'altra vita che però in qualche maniera è collegata a Veronica. Io chiaramente non posso dire nient'altro perché ci sarebbe tanto da dire, ma non voglio svelarvi niente, anche perché questo è un libro che incuriosisce, che invoglia ad andare avanti e a scoprire qualcosa fin dalle primissime pagine. È scritto benissimo perché l'autrice è veramente poetica, quindi c'è la giusta dose di descrizioni come piace a me e di dialoghi, ma le descrizioni sono veramente appunto poetiche, cioè l'autrice ha una scrittura coinvolgente e che ci fa toccare con mano ciò di cui racconta. Niente, eppure essendo un romanzo, quindi per quanto ci sia un po' di mistero, non è chiaramente un thriller, questo non, ciò non toglie insomma che si voglia arrivare presto all'ultima pagina e vedere come va a finire, quindi ve lo straconsiglio, bellissimo.
secondo libro letto nella TBR è stato La casa delle parole di Cécile Coulon, che avevo preso al Salone del Libro di Torino. Questo libro non mi è piaciuto per niente, e infatti è piccolino, quindi l'ho letto in poco tempo, ma non mi è piaciuto assolutamente, quindi credo che lo darò via o lo regalo alla biblioteca, non lo so, non mi è piaciuto. La trama in realtà era molto, molto intrigante, perché eravamo in questo futuro ipotetico dove appunto le persone, diciamo, la droga delle persone erano le parole, era lettura, i libri. E quindi questo governo centrale, per mantenere il controllo sulle persone, li priva della lettura e concentra dei piccoli momenti di piacere, quindi di lettura, soltanto in determinati momenti che deciderà lui. E questi momenti, che non ricordo neppure come si chiamano, alta tensione, vabbè, insomma, questi momenti in cui le persone si ritrovano in questi enormi stadi, in cui per un paio d'ore c'è un lettore che legge alcune pagine di un libro. I libri vengono catalogati in base ai sentimenti, quindi c'è il libro amore, il libro paura, il libro insomma, i vari sentimenti, ecco, e quindi le persone quasi impazziscono, provando delle sensazioni fortissime durante la lettura, e poi dopo 2 ore tutto finisce e tornano a casa. E chi è che controlla queste manifestazioni, che non succeda niente di grave? Sono degli agenti, che ovviamente sono totalmente analfabeti e danno un tipo di preparazione tutto particolare per svolgere questo tipo di lavoro. Cioè, la storia poteva essere carina, perché comunque il protagonista è uno degli agenti che un giorno si rimane ferito, va in ospedale, dove scopre che c'è una donna che insegna a leggere ai bambini ammalati, e questo cambierà un po' la sua visione della lettura. Quindi comunque la trama era intrigante, ma non mi è piaciuto perché è una scrittura volutamente sprecisa. Quindi ci sono frasi brevi, sprazzi di informazioni, come se noi fossimo già inseriti all'interno di questo mondo fantastico e potessimo capire il contesto, quando non è così. Quindi alla fine bisogna essere capaci di scrivere in questa maniera, cioè o si scrive per l'appunto scrivendo poche frasi, ma quelle poche frasi, questi sprazzi, ci danno però un'idea di ciò che abbiamo intorno, del mondo in cui ci siamo immersi, oppure si prende e si descrive per bene tutto quello che ci sta intorno, quindi come siamo arrivati a vivere in una società del genere, da chi è composto questo governo centrale, nella precisione chi sono questi agenti, qual è il tipo di vita che fanno. Invece è tutto, non so, è molto confusionario, perché è molto spreciso, molto quasi, ecco, una scrittura che vuole sembrare alternativa, ma che in realtà è soltanto, non so, confusionaria e assolutamente brutta, ecco. Quindi non l'ho letto con piacere, l'ho letto con difficoltà, non vedevo l'ora di arrivare in fondo. Oltretutto ci sono anche proprio degli sprazzi, dei punti in cui ci sono dei riportati, delle informazioni tratte da dei documenti che totalmente incomprensibili, non so. Quindi questo no, proprio no, però l'ho letto. Passiamo adesso ai 2 libri letti fuori dalla mia TBR. Il primo riguarda il libro che ho letto per il club del libro. Infatti mi hanno dimenticata che in ogni caso in questi mesi un incontro al mese sarà chiaramente dedicato al mio club del libro, che avevo quando c'era il negozio e che abbiamo continuato anche adesso dopo l'estate, e per l'appunto sono libri che si andranno ad aggiungere alla TBR. In questo caso, appunto, il libro da leggere per questo mese era L'amico ritrovato di Fred Ullman. E quindi, niente, l'ho letto, ho scelto quello perché in ogni caso sono, io credo, 80 di pagine. Io l'ho letto in PDF, figuriamoci, quindi erano tipo 45 pagine in PDF, niente di che. E per questo, insomma, l'ho letto anche rapidamente. Il libro è veramente, veramente bello, bellissimo. Sicuramente lo conoscerete perché è un classico, però se non l'avete letto io ve lo consiglio, perché è molto, molto bello. Anche qui è difficile da raccontare perché devo darvi poche informazioni, chiaramente essendo un libro così breve si fa presto a svelare tutto. Comunque è la storia di 2 grandi amici che si incontrano a scuola, e sono un tedesco e uno un tedesco ebreo. Diciamo che appunto la loro amicizia nasce quando sì, c'è già Hitler, ma ancora non sono pienamente in vigore, pienamente attuate le leggi antisemite, ma arriverà un momento in cui appunto queste entreranno nella vita quotidiana dei cittadini, e vedremo come cambia la loro amicizia praticamente. In realtà la storia è molto breve, quindi
non è che ci siano queste grandi descrizioni o questi racconti di lunghi periodi di questi ragazzi insieme, eppure sono bastate poche pagine. Ecco, in questo caso appunto vediamo come una scrittura capace può raccontare tutto in poche parole, e per l'appunto appunto l'autore con poche frasi è riuscito a farci intendere benissimo il tipo di vita che fanno questi ragazzi, il tipo di amicizia che li lega e i pensieri che attraversano la mente di questi ragazzi che poi diventeranno degli uomini. Io l'ho adorato perché è una visione un po', da una parte anche diversa, delle leggi razziali, perché non c'è mai una vera e propria violenza fisica o anche teoricamente anche solo psicologica, ma allo stesso tempo, quindi questa è una cosa che vediamo in tantissimi libri, la violenza è chiaramente, per chi parla delle leggi razziali, è fondamentale, però in realtà nonostante questa manchi rimane di sottofondo continuamente per tutto il romanzo o un racconto potrebbe essere definito, e quindi è ancora più toccante perché non serve descrivere le atrocità per farci capire le atrocità, ecco, non so se mi sono spiegata. Inoltre la scrittura è meravigliosa, soprattutto la parte descrittiva, si vede che c'è un grande amore per la Germania da parte di chi scrive, e io ho adorato, se vi capita, insomma leggetelo, l'Incipit, perché è proprio una descrizione di un'aula scolastica e mi ha fatto proprio entrare all'interno della stanza, gli odori, ciò che vedevo, le venature del legno dei banchi di scuola, cioè era veramente coinvolgente come scrittura. Il finale poi mi ha fatta commuovere, quindi spero lo leggerete perché è meraviglioso. Secondo libro letto e al di fuori della mia TBR è La valigia di Newt Scamander, quindi il librone che appunto racconta tutto sul film. Perché questo l'ho inserito? Perché l'ho letto per tantissimo tempo, nel senso che l'ho tenuto in casa, sopra il camino, per mesi, e ogni tanto quando avevo voglia lo aprivo, lo sfogliavo, ho letto qualche pagina e così via, e quindi è capitato che questo mese per l'appunto io l'abbia finito. Volevo fare un video totalmente dedicato a questo libro, ma poi ho deciso di no perché era passato tanto tempo dall'uscita del film, probabilmente non vi sarebbe neppure interessato. Questo è comunque appunto un approfondimento enorme sul film per l'appunto, quindi ora vi faccio vedere qualche pagina. Ecco, è pieno di informazioni, quindi come vedete qui scritte, e poi ci sono appunto dei gadget allegati al libro. Per esempio, ecco qui, per esempio qui c'è tipo la specie di carta d'identità di uno dei personaggi, oppure vediamo, in questa tasca, che tra parentesi comunque si apre, è possibile trovare un inserto, ecco qua che è una mappa, insomma c'è veramente di tutto, quindi è un libro caro, costoso, che non avrei mai comprato, penso, ma che viene 39,90€, ma che ho a casa soltanto perché l'avevo in negozio, e quindi non avendolo venduto quando è chiuso me lo sono preso, e niente, allora è praticamente un racconto molto molto dettagliato del film, quindi tutti i personaggi, dei costumi, delle scenografie, delle decisioni che sono state prese dietro, dell'intervento di J.K. Rowling sulla stesura del copione e così via, quindi è veramente molto interessante, è pieno di immagini, è veramente accurato, e ci sono delle volte che mi sono effettivamente chiesta se fosse vero che c'è stata un'attenzione così grande ai particolari, e solo leggendo questo libro ci si rende conto del lavoro immane che c'è dietro a quel film, anche solo la costruzione delle facciate degli edifici e tutti i particolari che sono stati seguiti, nel senso tutti i dettagli, ecco, che sono stati curati, e poi magari molti di noi neppure li noteranno mai nel film, questo ci fa capire appunto il grande lavoro che c'è, la grande cura che c'è dietro alla realizzazione di un film di così grande interesse. Ci sono un paio di refusi, quindi magari parole stampate doppie così, che non ho apprezzato tanto perché credo che questo libro sia pensato più che altro per essere sfogliato e guardato più che letto, però dal momento in cui e tu ci metti le frasi scritte, vorrei che fosse tutto scritto bene per l'appunto, comunque niente di che, un paio di punti e basta, e niente, è carino per gli amanti del film, gli appassionati del film e della storia, è consigliato, non indispensabile, ma è molto carino. Infine un accenno ai due libri che ho cominciato questo mese ma che ancora non ho portato a termine. Il primo è Cyber Cinderella, l'unico libro in inglese che ho inserito nella mia TBR, e quindi perché non è ancora terminato, perché chiaramente come sapete in inglese io
leggo più lentamente e quindi non leggo soltanto questo, ad esempio la sera leggo un altro libro che vi faccio vedere dopo, ho letto altri libri, quindi ci sono dei momenti in cui ho voglia di leggere in inglese, sono più concentrata, ho più tempo e quindi porto avanti questo, in altri momenti invece appunto leggo quelli in italiano. Per questo mi durerà un pochino di più, infatti sono solo a pagina 50 più o meno. In ogni caso, entro Natale lo porto a termine tranquillamente. E l'altro libro cominciato in questo mese è La colonna di fuoco di Ken Follett. Anche questo capirete perché non sono riuscita a finirlo. Cerco di portare avanti anche altri libri perché se leggessi solo questo gli altri mi rimarrebbero indietro dovendo leggere 10 entro Natale. E inoltre questo non me lo porto dietro quando vado in giro, quindi lo leggo soltanto la sera a casa. E questo sono arrivata più o meno a pagina 190. Però considerando che sono, non so, più insomma, sulle 900 pagine, chiaramente mi devo dare da fare, quindi anche questo chiaramente mi richiede un po' più di tempo. È bellissimo e anzi penso che questo mese mi concentrerò tanto su questo perché ci sono tanti personaggi e non voglio creare confusione. Bene ragazzi, questo è il video di tutte le letture che ho fatto nel mese di ottobre e niente, io spero chiaramente di riuscire, come ho fatto fino adesso, ad andare avanti con la mia TBR, voi fate il tifo per me e niente, se vi va come sempre seguitemi su Instagram, andate a vedere, a provare insomma a vincere i 10 libri che ho messo in palio e nulla, noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!